Incomincerei con la prima sessione e quindi con la prima sessione dedicata alle questioni che hanno a che fare con le persone intersessuali. Io sottolineo sempre l'utilizzo della parola persone intersessuali, perché non si identifica, come non sono le prostitute, ma sono persone che si prostituiscono, così come che io sono soltanto che sono persone che hanno la intersessuale, così deve essere anche per le persone intersex. E quindi anche questa correttezza lessicale, linguistica, secondo me è importante. Lascerei il coordinamento di tutte le sessioni tematiche a ciascuno dei nostri referenti, che sono stati appunto referenti per questa materia, e quindi invito Alessandro Comeni, presidente onorario dell'associazione, Femminista Intersex, a prendere la parola e a coordinare qualche volta gli interventi. Sempre seguendo il dibattito generale, comincia dopo, ma se ci sono delle domande specifiche sulle questioni che sentirete, ovviamente c'è spazio per farle, anche perché siamo in orario, se di primavera, quindi forse in anticipo un po'. Buon lavoro. Devi schiacciare il tastino? Sì. Siamo anche in anticipo, quindi queste cose strane. Buongiorno a tutti. Sono qua a presentarvi appunto il panel sugli intersex che si articola in maniera diversa rispetto alle precedenti, nel senso che abbiamo tanta materia da trattare. In questi anni io sono stato testimone di un cambiamento per me meraviglioso, nel senso che ho visto comparire, ho visto venire fuori dal niente, uscire fuori dal normale, non si può dire, molte persone in intersex. Non me l'aspettavo. La questione è diventata visibile, tante persone non hanno paura di non solo di presentarsi a me, di venire a me, di tu sei intersex, ciao, ma alcune persone hanno preso il coraggio addirittura di parlare pubblicamente. Ed era una cosa che io non mi aspettavo in così breve tempo, sapendo che la questione è non solo invisibilizzata, ma patologizzata e giudicata. Ho visto accadere cose che non pensavo sarebbero più successe nell'arco di almeno 10 anni, e una è appunto l'interrogazione fatta per avere finalmente l'accesso agli atti, e l'interrogazione è un'ottima inizio, un bellissimo inizio. Il nostro Claudio Berti ha fatto una sua magistrale in questo e sarà la prima parte. Poi si svilupperà questo fare con appunto una di queste nuove persone che ha avuto il coraggio di dire sì, sono qua e cavolo, mi unisco alla voce per dire basta a quello che sta succedendo, abbiamo dei diritti, lottiamo per averli, e quindi ci sarà la testimonianza di Sabina Zaccari. E poi avremo come ospite Cristian Randelfovic della Serbia. Questo perché? Perché a parte essere un ottimo amico, ma soprattutto c'è una cosa che ha annunciato il nostro segretario, cioè che partirà una campagna informativa praticamente strutturata in un video e in varie fasi, principalmente in un video, e questa campagna è stata pensata perché potesse essere utile da tanti altri paesi oltre l'Italia, quindi non è soltanto la prima campagna internazionale in Italia, ma è la prima campagna europea di questo tipo di informazione per quanto riguarda l'intersex. E ci è sembrata una cosa meravigliosa fare un partito in contemporanea anche con la Serbia. Quindi il nostro ospite ci racconterà un po' com'è la situazione in Serbia. Sarà probabilmente, non so, una specie di excursus anche a livello europeo, perché siamo entrambi parte, cofondatori dell'Associazione Europea Intersex International, anche europea. Quindi adesso per partire io lascio la parola al nostro buon Claudio Berti, che ci parlerà di questi mezzi usati soprattutto per fare questa interrogazione per avere l'accesso a me. Grazie Alessandro. Allora, come abbiamo detto, per fare questa richiesta abbiamo utilizzato uno degli strumenti della trasparenza.
Quindi direi che forse è doveroso fare un piccolo resoconto di quello che è il rapporto dell'Italia, del nostro paese, con la trasparenza. Quello della trasparenza dell'Italia è una storia d'amore un po' travagliata, anzi molto travagliata. Ovviamente il segreto era la quintessenza del potere e quindi era anche la base di tutti i processi amministrativi. Il dipendente pubblico era tenuto al segreto e l'obbligo della segretezza era considerato quindi un presupposto del buon governo e di un'azione amministrativa efficace, tanto più era resistente alle turbative esterne, che quindi il segreto tutelava. Questo principio comincia a essere messo in discussione con la legge 241 del 90, che rivoluziona appunto il processo amministrativo introducendo il diritto per chiunque di accedere agli atti della pubblica amministrazione sulla base però di un interesse giuridico soggettivo necessitato di tutela. Ad esempio, immaginiamo, non so, l'esclusione da un concorso pubblico o appunto da una gara, dava la possibilità, proprio per la tutela di quello specifico interesse giuridico, di fare una richiesta di accesso agli atti verso appunto la pubblica amministrazione, e per tutelare appunto quel diritto si poteva comprimere limitatamente a quel singolo caso specifico e con uno svelamento, diciamo così, della verità degli atti della pubblica amministrazione, che era riservato soltanto a quel singolo titolare di quell'interesse particolare. Quindi si poteva svelare appunto la segretezza in opera. Per intravedere un po' l'alba del cambiamento bisogna, il cambiamento qual è? Quello appunto di passare da proprio un cambiamento totale, cioè il segreto quale base di garanzia di una pubblica amministrazione efficiente, efficace, invece a considerare la trasparenza come la base appunto di una pubblica amministrazione che lavora bene nell'interesse di tutti. Questo comincia a succedere con la cosiddetta riforma Brunetta, che in un'ottica appunto di efficientamento della pubblica amministrazione introduce l'obbligo di una serie di dati di performance che appunto le pubbliche amministrazioni devono rilasciare. Più importante forse è il cambiamento introdotto dalla legge 190 del 2012, quella sull'anticorruzione, che costituisce un altro passo avanti. Quale? Questa legge mette un obbligo per la pubblica amministrazione di pubblicare una serie di dati. Questi dati sono già decisi dal legislatore, sono dati uniformi, uguali per tutte le varie amministrazioni, sono dati che finiscono in una zona dei siti internet delle varie pubbliche amministrazioni, chiamata amministrazione trasparente, dove appunto le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, aggiornando, una serie di dati. Questa sezione forse non è nota in più, è una cosa riservata un po' più agli addetti ai lavori, non è forse nemmeno concepita come uno strumento così rapido di conoscenza. Abbiamo fatto, voi sapete, io e collaboro con l'assessore di Parigi a Milano, abbiamo fatto una piccola indagine anche proprio di quelli che sono i dati del Comune di Milano. Ad esempio, abbiamo visto che servono 8 click per arrivare, il mouse, per arrivare, non so, a conoscere la situazione di redditi e patrimonio del titolare di incarichi politici, dal sindaco, l'assessore e il consigliere. Quindi è uno strumento che il legislatore ha cercato di pensare uniforme per tutte le amministrazioni, ma che chiaramente ogni dato lascia un pochino così a desiderare. Nel momento in cui appunto la 190 del 2012 introduce questi obblighi per le pubbliche amministrazioni, introduce anche la possibilità per quel cittadino che scopre che un dato è mancante di fare una richiesta di cosiddetto accesso civico, cioè contatta appunto il responsabile e dice: questo dato che tu per legge dovresti dare manca. Perché ho fatto questo excursus? Perché per vedere invece appunto quel pieno riconoscimento di quel cambiamento, insomma, di paradigma che associa la buona amministrazione alla trasparenza, dobbiamo aspettare il decreto Madia del 2016, che introduce anche in Italia il cosiddetto FOIA. Ora, parlare di FOIA qui con un titolo così fa pensare ad altro. In realtà, appunto, per FOIA, Freedom of Information Act, è il diritto di accesso pubblico, il diritto di accesso alle informazioni, ai dati, che la Svezia ha in Costituzione fin dalla seconda metà del Settecento. È importante questo perché non sono soltanto atti e documenti già esistenti,
cioè il FOIA riconosce il diritto per i cittadini di richiedere anche dati e informazioni che non sono già in un cassetto, ma che possono richiedere un'elaborazione. E questo è forse un po' il caso, in parte, della nostra richiesta. Come funziona il FOIA? Il FOIA appunto è una richiesta che il cittadino può fare alla pubblica amministrazione, che avrà poi 30 giorni in tempo per rispondere. Ovviamente ci sono una serie di dati che sono esclusi da questa possibilità di accesso, che è chiamato accesso civico generalizzato. Cioè, generalizzata è una misura in cui riguarda la generalità delle informazioni, non quei singoli documenti che dovevano essere, ma qualsiasi tipo di informazione. In 30 giorni di tempo la pubblica amministrazione deve rispondere alla richiesta del cittadino. E però abbiamo voluto rendere trasparente, rendere pubblico anche questo passaggio, che viceversa sarebbe privato in un certo senso. Cioè, io contatto il ministero, lo faccio con una mail, e questo rapporto è privato, cioè tra me e il ministero sa che la richiesta è stata spedita. Noi l'abbiamo fatto pubblicamente, come? Grazie a uno strumento messo a disposizione da un'altra associazione che si chiama Diritto di Sapere, e che ringrazio molto sia per averci dotato, per aver dotato tutti di questo strumento, ma per aver anche collaborato con noi nella stesura di questa richiesta, con un contributo tecnico, per così dire. Cosa si sono inventati? Si sono inventati questa piattaforma informatica che si chiama Chiedi. Altro non è che una sorta di, cioè, un sito internet nel quale si sceglie l'amministrazione verso la quale si vuole fare la richiesta, e la richiesta viene fatta attraverso un form. Quello che avviene dietro è la consegna di una PEC, quindi posta elettronica certificata, ma quello che rimane nel front-end è la richiesta. Quindi si sa che, ad esempio, Leonardo Monaco, segretario appunto di Certi Diritti, il giorno X ha presentato questa richiesta al Ministero della Salute. Il testo è pubblico e la risposta del Ministero sarà pubblica. E questo, secondo me, è importante, perché aggiunge, insomma, un pezzo di trasparenza che è fondamentale, perché non c'è questa correlazione immediata. Cioè, la pubblica amministrazione dà il dato a chi l'ha chiesto, ma non, in genere non lo pubblica. Facendo questa scelta abbiamo deciso di renderlo immediatamente disponibile a tutti. Abbiamo detto che appunto il FOIA in Italia è stato introdotto dal decreto Madia del 2016. Qualcuno ha provato a tirare un po' un bilancio, perché è passato del tempo già, e il bilancio non è totalmente positivo. Ci sono state delle difficoltà iniziali, ovviamente il problema è sempre quello della formazione anche dei funzionari pubblici, no? Molti non conoscevano questo obbligo. Pare che qualcuno abbia anche chiesto FOIA, ma cos'è? FOIA SPA o SRL? Cioè, pensava fosse un'azienda. Però ecco, quindi, però si sta muovendo qualcosa. Ci sono, ad esempio, delle sentenze del TAR molto importanti. Che cosa succede? Quando scadono i 30 giorni, c'è la possibilità di fare una seconda richiesta al responsabile della trasparenza di quello specifico, di quella specifica pubblica amministrazione. Se anche questo sollecito, che mi pare che da altri 20 giorni cade nel vuoto, c'è la possibilità di rivolgersi al TAR. Ci sono già stati dei pronunciamenti al TAR, per esempio in sfavore, in favore appunto dei ricorrenti e in sfavore del Ministero di Giustizia. Ecco, noi ci aspettiamo che il Ministero della Salute, nella persona della Ministra Lorenzini, invece saprà, come dire, soddisfare la nostra richiesta nei tempi previsti, dandoci dati delle nascite intersex che abbiamo richiesto. Ci sono altri FOIA presentati al Ministero della Salute? Si può, allora, anzitutto, tutto quello che non avviene attraverso la piattaforma Chiedi lo sanno solo loro. Non ricordo sinceramente se ci sono state altre richieste, però mi pare di no. Mi suggerisco andare alla regia. Quindi non c'è un registro pubblico delle richieste FOIA? Allora, le pubbliche amministrazioni sono invitate, non è un obbligo, a tenere il cosiddetto registro dell'accesso agli atti. Il Comune di Milano se ne è dotato molto recentemente, su iniziativa anche dell'assessore Lipparini, che è semplicemente un modulo che riporta il numero di richieste con i vari tipi, perché per esempio una cosa appunto che ho menzionato prima, cioè la 241 dà la possibilità a quella persona con quel singolo caso di fare una richiesta. Nel nostro caso, ad esempio, una persona intersex ha un diritto personale soggettivo e può fare una richiesta anche sulla base della 241.
Quindi il registro trova tutti i diversi tipi di richieste di accesso, dettagliato anche se sono state accolte o meno. Quello che manca, a mio modo di vedere, è che non c'è la pubblicazione anche delle informazioni chieste. Secondo me sarebbe interessante, perché spesso chiaramente le informazioni che sono richieste non sono quasi mai interesse solo per quell'associazione o per quel singolo, ma sono patrimonio, un patrimonio di conoscenza che dovrebbe essere di tutti. Tanto è vero che, piccolo così aneddoto, nel momento in cui il Comune di Milano ha pubblicato in occasione della giornata della trasparenza questo registro, un giornalista cosa ha fatto? Ha fatto un'altra richiesta di accesso civico generalizzato con tutti i documenti che erano stati chiesti dagli altri. E il fatto che il Comune non debba rielaborare questa richiesta perché nessuno ha tenuto, insomma, è abbastanza interessante. Insomma, in effetti, se questo registro fosse pensato in questo modo, un po' come chiedi, cioè mi fai una richiesta e poi l'informazione comunque la do a tutti, posto che se non ci sono vincoli, che di solito non ci sono, perché se la posso dare non ci sono, cioè, incontri interessati, sono già stati o contattati o si è verificato che non esistono incontri interessati per ragioni di privacy, eccetera. Ecco, io credo che sarebbe uno strumento interessante. Per questo penso che effettivamente la piattaforma che il diritto di sapere a disposizione è molto molto interessante. Domande altre per il nostro Lorenzo? Sì, penso. Sì. Vorrei che Claudio ci spiegasse un po' meglio il tipo di informazione che noi abbiamo richiesto, perché questo è una cosa molto tecnica, però certo. È una cosa rilevante dal punto di vista politico, cioè qual è il legame con l'IGS? Sì. Grazie. Allora, in effetti dobbiamo ringraziare qui un radicale storico, Marcello Crivellini, che appunto io ho occasione di incrociare spesso a Milano, anche perché è uno dei collaboratori appunto che lavora insieme alla squadra di Lorenzo, e che poi appunto raccontando insomma della nostra volontà di fare questa richiesta, mi ha messo a conoscenza di quello che sono questi DRG, cioè questo registro con le prestazioni sanitarie che sta alla base del sistema sanitario italiano e che prevede quindi per ogni tipo di prestazione il pagamento da parte della regione nei confronti della struttura ospedaliera della cifra, insomma, che poi varia da regione a regione, ma insomma, e della quale appunto il Ministero ha contezza, per cui anche se i pagamenti sono fatti a livello regionale, il Ministero sa esattamente quali sono i tipi di interventi o procedure che sono state svolte. Abbiamo quindi pensato di utilizzare questo strumento, cioè di andare a cercare nel DRG quelle che erano le diagnosi situazioni che erano rispondenti a quello che era il nostro interesse. Questo perché l'abbiamo fatto? Perché è molto più facile ottenere una risposta quanto più si facilita la pubblica amministrazione a identificare il dato che si chiede. C'è stato anche di recente un pronunciamento, per esempio, che potrebbe consentire alla pubblica amministrazione di non rispondere a una richiesta di accesso civico generalizzato quando questa richiederebbe un lavoro addizionale, un onere eccessivo nei confronti della pubblica amministrazione. Voglio dire che c'è stato appunto questo pronunciamento che è ancora una sorta di circolare, non si è arrivato ovviamente a un livello più alto, però si è posto il problema: se un cittadino chiede un'elaborazione effettivamente molto complessa che potrebbe impattare sul normale funzionamento di un ufficio, c'è una sorta di possibilità, no, di non rispondere a questa richiesta di informazione. Per questo è importante fare delle richieste che siano il più possibile puntuali, che aiutino anche gli amministratori pubblici, ai funzionari, ai dipendenti, in questo caso del Ministero, a trovare dove stanno i dati. Quindi noi abbiamo scelto questo bersaglio perché riteniamo appunto che sia quello più efficiente. In che data è stata fatta la richiesta? La richiesta è stata fatta i primi di novembre, quindi i primi di dicembre dovrebbero scadere appunto questi famosi 30 giorni. E poi
poi ci saranno i 20 giorni per il ricorso ulteriore. Questo sì, si potrebbe fare questa richiesta al responsabile della trasparenza del Ministero, e dopodiché, ma io confido insomma che il Ministro Lorenzini ci darà i dati. Quasi certo. È quasi certo. E sicuramente noi saremo trasparenti, quindi diremo alla stampa che facciamo il ricorso dei 20 giorni. Certo. Se non ci sono altre domande, io darei la parola a Sabina, che è no, vieni qua, c'è di nuovo per forza. Lei di fatto è la seconda in ordine di tempo anche attivista intersex in Italia. Niente, è un po'. No, ti devi tranquillizzare, sì, beh, perfetto. E niente, ci darà una testimonianza, la prima volta non sarà la mia, sono molto felice perché siamo qua, sono anche orgoglioso, perché lei niente ha fatto il suo coming out come persona intersex, ha iniziato a fare attivismo. Nei primi mesi ha fondato insieme a un'associazione, quindi diciamo, cioè, proprio quello che veniva semplicemente quella incontrata e felice che sta dando per noi. Bene, innanzitutto devo dire che sono abbastanza legata con questi certi diritti, perché è da lì che ho un po' partito il mio attivismo con Alessandro l'anno scorso a Torino. È stato un po' il modo per conoscerci e per portare avanti i progetti che stiamo realizzando in solo quest'anno di lavoro assieme. La mia esperienza come persona intersex non è un'esperienza semplice, e finalmente fino ad analizzarla sono arrivata al punto di vedere la cosa in un modo totalmente differente rispetto a quello che era il mio concetto sulla parola intersex, intersessualità in generale. In realtà mi sono accostata a livello associativo già dal 2006, aiutando a creare una realtà che è ancora presente in Italia, ma che oggi non condivido assolutamente, perché non condivido proprio la mia visione precedente della parola che utilizziamo, intersex, nel senso che per me effettivamente è sempre stata una malattia, e in realtà non lo è. Questo per me è stata una liberazione, scoprire di non essere malata, scoprire che essere intersex è una cosa normale, naturale, e quindi non riesco più a vedere la questione dal punto di vista medico, ma ho iniziato a vederla dal punto di vista dei diritti. E non mi arrabbio molto quando ancora online trovo associazioni che patologizzano la condizione intersex, perché l'esperienza che ho avuto io è stata un'esperienza talmente, dal mio punto di vista, talmente drammatica, che mi viene da chiedere, non lo saprò mai purtroppo, mi viene da chiedere come sarebbe andata se fosse trattata come una persona e non come un caso da studiare. Non lo saprò mai. C'è da dire che ad oggi cerco di battermi insieme ad Alessandro, insieme a tutti gli alleati che ci sono, per dare dei diritti umani a questi bambini intersex. Ogni giorno nascono in Italia e nascono nel mondo. Scusate, ma sono anche un po' emozionata. Potrebbe essere interessante, se siete assenti, sì, voi, anche in relazione all'intervento precedente, capire come hai saputo. Come hai saputo tu? Perché anche l'accesso non soltanto di un'associazione dei dati macro, che non sono ovviamente,
ma l'accesso delle persone intersex all'informazione che li riguarda, secondo me, ha dei problemi. Quindi senza di solo sul tuo invece. No, faccio una premessa molto non scontata. Non tutte le persone intersex hanno una salute, hanno lo stesso genere di esperienza. Io non l'ho mai saputo in realtà, nel senso che da qualcuno, nel senso che a spizzichi e bocconi, continuando da mantenere, cioè da quando sono nata fino a 20-25 anni a fare continue visite mediche, ovviamente le domande si fanno. Ho avuto un alleato molto importante, come la mia passione per l'informatica, quindi ancora quando internet non esisteva, io mi collegavo all'IBS, c'era appunto questo gruppo di supporto americano, per cui scoprì cosa significava la diagnosi di cui conoscevo il nome. È stato quello il modo in cui ho scoperto di essere non una persona infelice, di essere una persona malata, perché quello era quello il problema. Con la mia famiglia non ho mai trattato questo argomento, quindi i medici ovviamente non hanno mai trattato con me questo argomento. Non è soltanto le cose importanti, come se la cosa importante principale per una persona intersex, per una persona che si dovrebbe conformare come donna intersex, fosse il fatto di non poter avere figli. Questo per me, per chi mi riguarda, è l'ultimissimo dei problemi. In realtà ce ne sono io tantissimi altri, perché comunque non riconoscersi in nessuno dei due generi che comunque la nostra cultura ci impone, maschio o femmina, per me è stato veramente un grandissimo problema, perché in realtà io personalmente non conformo nessuno dei due, non mi sento né uno né l'altro. Scusate, ma non è mai semplicissimo parlare di queste cose. Mi sono un po' persa. Se vuoi, perché tramite la massa giusta per richiesta, hai ascoltato prima una definizione di intersex. C'è qualcuno giustamente che lo sa, eventualmente comunque sente bisogno della ripetizione. Intersex è un termine, diciamo, ombrello che definisce e raccoglie quelle persone che nascono con delle caratteristiche fisiche che possono essere, diciamo, non immediatamente o solamente riconducibili alla nozione medica del maschile e femminile. Tradotto è, quando nasce un bambino, perché qui si apre un po' il discorso, ma per quello che riguarda la situazione mia e quella di cui stava parlando Sabina, quando noi siamo nati come bambini che avevano delle caratteristiche evidenti alla nascita, diciamo intermedie fra i due soli sessi riconosciuti e legittimati, okay? Quindi di fatto avevamo quella condizione definita come portatori di genitali ambigui. Questa era la situazione sia mia, anche se abbiamo ricevuto due diagnosi diverse, ma di fatto era la situazione che c'è con la nascita. Ora, per ampliare un attimo e spiegare meglio, non è l'unica forma di intersessualità, nel senso che vi do dei numeri che sono stati pubblicati dall'Istituto della Ricerca Sociale olandese. Hanno raccolto dei dati medici, proprio tutte le pubblicazioni mediche sul territorio, sia olandese che in parte anche danese, un po' sconfinato, hanno raccolto i dati medici, li hanno sommati ed è venuto fuori che sommando 15 sindromi, lo faccio tra virgolette, non è una domanda, quindi 15 condizioni intersex, 15 o 16, non mi ricordo esattamente, è venuto fuori un dato allarmante, e cioè allarmante per chi ci sta nascondendo, che ci sta invisibilizzando, e cioè che su quel territorio l'incidenza è dello 0,5%. Significa che un bambino su 200 bambini ha una condizione intersex. All'interno
di questo 0,5% è venuto fuori anche che uno su 5.000 circa presenta questa condizione di ambiguità genitale alla nascita. Quindi questa è anche la spiegazione di perché i medici ci dicono a noi, direttamente ai nostri genitori, che siamo estremamente rari, che siamo gli unici più rari che non incontreremo mai durante la nostra vita, adesso va per noi, poi infatti non possiamo dimostrare solo qui, che siamo in tre, non è vero. Ce ne sono tanti. Una cosa che è usata dagli attivisti, un esempio che hanno usato dagli attivisti per il territorio europeo, per carità, perché c'è un problema in corso in questo momento per esempio altri paesi, ma è più o meno la stessa incidenza di chi nasce con i capelli rossi, quindi molto alta la percentuale, se non bastasse uno su 200. Pensate a quanti studenti ci sono in un'università, pensateci, cioè in una città quante persone ci sono. Facciamo un calcolo approssimativo, 1 su 200 significa che in Italia ci sono 300.000 persone con intersex. È un calcolo approssimativo. Quindi questa è una nuova definizione. Che non sanno di esserlo. Molti non sanno di esserlo, molti non lo scoprono mai. Come dicevo prima, è evidente che chi nasce con l'ambiguità cosiddetta, l'ambiguità genitale, lo scopre il suo, cioè nel senso, un po' lo scoprire come nel caso nostro, perché anch'io l'ho scoperto dopo 20 anni. Circa 25 alla fine no, io sono partito a 16-17 o 16-17 da sola. Da sola, da sola, quando ho fatto sola. Delle domande, c'è da dire questa cosa. Io nei cartelli cliniche, che normalmente nei casi di persone inter che spariscono, cioè non vengono ritrovate, le mie cartelle cliniche per la fortuna di ritrovarle nel 2015, dopo la morte di mio padre, si sono materializzati da soli nella mia camera, in vecchia camera, e ho avuto modo di visionare, cioè, proprio in modo abbastanza dettagliato, cioè abbastanza di tutto quanto. Purtroppo non è così per tutti, non tutti possono avere in mano una documentazione medica, anzi capita di sovente, nel senso che comunque è capitato in questi ultimi anni di incontrare più persone inters e più di queste. Quindi sono di queste persone mi ha chiaramente detto di non avere nessun tipo di documentazione medica. Questo è un altro problema, perché è difficile costruire poi tutto quanto lì. Alcune persone hanno detto cosa che mi contattano sono persone che hanno iniziato a fare una transizione e che scoprono durante questo percorso di essere persone intersex, con tutta una serie di problematiche anche dal punto di vista medico, e durante un momento di transizione le cose non possono, cioè, possono andare diversamente se una persona è intersa, quindi è tutto un po' difficoltoso. Per raccontare un aneddoto, io non ho mai sentito raccontare un campionato in altro modo se non usando l'intersex come metodo di campionamento. Non ho mai sentito così spesso dire c'è stato un incendio, c'è stata un'alluvione in un ospedale nell'archivio e la mia cartella clinica era una dispersa. Non si sa perché, magari anche in montagna c'è stato un maremoto, immaginamente proprio quella cartella è sparita. Io per quello che riguarda me è successo più o meno lo stesso, nel senso che è sparita anche la mia magicamente, oltre al fatto che erano passati termini, i famosi 30 anni entro i quali io potevo richiedere da questa cartella, ma oltre quello mi è stato detto che non esisteva, perché avevo cercato di arrivarci comunque per altre vie, diciamo, informali, e sono riuscito a ricostruire parte della mia storia perché ho trovato fotografie e pubblicazioni sul mio caso in documentazione e pubblicazioni mediche. E cioè, so benissimo che probabilmente una delle paure che può avere l'establishment medico è una volta che io, per esempio, fossi entrato in possesso della mia cartella clinica, avrei potuto in qualche modo negargli il permesso all'utilizzo anche solo delle fotografie. È un materiale assolutamente prezioso, è una casistica importante.
importante. Per cui ci sono moltissime persone in intersex che non hanno la possibilità di accedere a delle comunicazioni. È un caso veramente raro, stavolta anche buono, il fatto di avere tutta la documentazione accesa. Questo è veramente tutto il mondo che sta succedendo, non è che è una cosa solo italiana, posso dire dappertutto, in Europa e anche fuori. Ora magari ci racconterà se Sabina... Ci sono delle domande per Sabina? C'è qualcuno che ha qualche domanda? Devi terminare la definizione. Terminare la definizione. Ci sono delle persone che sono più facilmente identificabili perché ci sono comunque degli indicatori esterni, ma il problema è invece le persone... Ci sono appunto, come dicevo, appunto, nasce con questa condizione di cosiddetta. I genitali ambigui sono in maniera evidente, identificabili dalla nascita. Ci sono persone che scoprono durante lo sviluppo puberale, o mancato o inaspettato, che hanno una condizione intersex, ovviamente diagnosticata dai medici. Ci sono persone che lo scoprono quando tentano di avere figli, per esempio. Quindi accedono per avere figli a una clinica per la fertilità, dove vengono fatti tutta una serie di esami diagnostici e viene scoperto appunto che c'è una condizione intersex. Ci sono persone che non lo scoprono mai. Capita di scoprire la condizione intersessuale, anche se io la parola condizione non l'amo tanto, ma stiamo, cioè, anche, dobbiamo anche cogliere una nuova terminologia in italiano molto limitante, non solo per il fatto che, come dico spesso, tutto è generalizzato dalla bottiglia al libro al tavolo, qualsiasi cosa ha un sesso. Ma appunto è molto difficile in italiano prendere una nuova terminologia, soprattutto per la parola situazione di intersex, non lo so, vanno un po' per tentativi. Comunque è capitato che sia stato scoperto che una persona era intersex per un'autopsia, per un incidente o per accertare le cause della morte, per esempio. Ci sono persone che non lo scoprono mai. Non so se questo. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Scusate, quando rilascio la parola a Christian che ci mostrerà la situazione in Serbia. Ci lascerà il tempo per tradurre perché ci sono delle difficoltà, due microfoni. Ok. Thank you everyone for having me here. I'm so glad. So, will you invite me? So, grazie a tutti per avermi invitato. Sono molto felice di essere qui con voi. As long as numbers have, we are sharing the same goal and the same idea to have first international campaign for intersex people. Come ha detto Alessandro, noi condividiamo il progetto e l'idea di avere di fare la prima campagna transnazionale su le questioni intersex. Just to share a little bit what's happening in Serbia and maybe in Balkan community regarding intersex people and intersex disability. So iniziamo a parlare un po' di quello che accade in Serbia e in tutta la regione balcanica per quanto riguarda le persone intersex e la visibilità intersex. As you know, there are a lot of floods, a lot of fires in medical hospitals and medical institutions. We also have a huge problem how to reach out for the information and how many people are interested. Sì, anche noi abbiamo avuto molte alluvioni e molti incendi negli ospedali e quindi anche per noi è molto complicato avere informazioni su le condizioni intersex. In the beginning of this journey to try to find out how many intersex kids and people are in this area, started in 2015, then joined OEI Europe as Alessandro. So il viaggio per cercare di capire quante persone effettivamente, quanti bambini e quante persone adulte intersex ci sono in Serbia è iniziato nel 2015 quando sono diventato
diventato membro del board di OEA Europe insieme ad Alessandro. The idea is to talk, to share information and to try to reach out to as many people as we can, as we could, but it's a very hard task, especially for myself being the only visible person in Serbia. Quindi l'idea è di parlare, di condividere informazioni, di raggiungere il maggior numero possibile di persone, ma naturalmente è un compito molto difficile per me perché sono l'unico attivista intersex in Serbia. On this scope, I tried to reach out to find out how many intersex people are in ex-Yugoslavia countries. There are 6 countries and we've been together for quite a while, and I understand that I'm trying to get more information, but still I'm the only visible person in the region. Ho anche tentato di scoprire quante persone intersex ci sono nella ex Yugoslavia. Come sapete, siamo stati in un unico paese per molti anni. Il mio intento era quello di cercare di trovare altri attivisti intersex, se non in Serbia, almeno negli altri paesi dell'ex Yugoslavia, ma ancora, per ora, continuo ad essere l'unico attivista intersex visibile, non solo in Serbia, ma in tutta l'ex Yugoslavia. Just to round it up, as Sabina said, the silence, shame, stigma and discrimination from the medical professionals is there. So there is very task. Come ha detto Sabina, anche in Serbia noi siamo vittime del silenzio, dello stigma e della vergogna che l'establishment medico ci butta addosso sostanzialmente. Yes. And from that idea we talked together and find out that the best part is to have the campaign to be more visible on different levels. Quindi come reagire a questa situazione? Insieme noi tre abbiamo parlato, abbiamo pensato che questa campagna che lanceremo è il modo migliore per cercare di essere visibili e di combattere la situazione in cui ci troviamo. My personal story is the same. So this is the idea behind the campaign. I found out that I'm intersex in the process of being transperson. La mia storia personale, alla base della campagna c'è anche questo, cioè quello di comunicare appunto le storie personali. La mia storia personale è molto simile a quella di quelle raccontate qui, cioè io ho scoperto di essere intersex durante il mio percorso di transizione. My parents never talked to me about it, they didn't find out through them. I reached out to the medical. I miei genitori non mi hanno mai parlato di questo, non ho saputo dai miei genitori né dall'establishment medico. Also, there is no information, as I said, no information whatsoever in social media or in some kind of state media that we have. And that's also the huge problem. A lot of things we have to reach for ourselves. Un altro grosso problema che ho avuto è che non ci sono informazioni sulla condizione intersex sui media tradizionali, in Serbia, neanche sui social media. Anche sui social media è molto difficile trovare informazioni in serbo su queste questioni e quindi devi davvero cercare di risolvere, di trovare le informazioni nei modi più creativi. To add on this, we are not part of EU, so we used to have embargo for a lot of years, and a lot of information can't get through to the city and to state. Quindi un altro problema è che noi non siamo parte dell'Unione Europea e pertanto molte delle informazioni che magari circolavano nell'Unione Europea per molti anni non hanno avuto accesso al nostro paese, perché c'era una sorta di imbarco sulle informazioni. So now we're growing up being an accession country, we can do this campaign together and we can be together in the process of. Adesso la Serbia ha iniziato invece il percorso di accesso all'Unione Europea e questo ci permette anche di fare questa campagna insieme, proprio perché è più
più facile entrare, siamo entrati in un circuito di attivismo europeo, eccetera, eccetera. E naturalmente per noi avere dei partner europei, stare di fare questa campagna insieme ci permette di essere più forti e di essere anche più riconoscibili. Grazie. C'è qualche domanda di altro? Sì, volevo chiedere. Visto che adesso la prima. Mi chiedevo che tipo di impatto ha avuto il fatto che la primo ministro serba adesso sia lesbica, se questo ha in qualche modo facilitato un clima di maggiore apertura per queste tematiche, oppure per una specie di, come succede spesso, queste persone cercano di essere più papisti del Papa allora per difendere la posizione, e quindi magari paradossalmente si è creata una situazione di maggiore, come dire, chiusura su questi temi. Grazie, thank you so much for your question. Grazie mille per questa domanda. To be honest, that's another way of serving up to try to be part of the EU. Allora, a dire la verità, questa elezione di una primo ministro lesbica è stata un altro modo per della Serbia per tentare di diventare membro dell'Unione Europea. She's now prime minister for almost 6 months and she didn't have any statement regarding LGBTI people also. La nostra primo ministro è primo ministro da più di 6 mesi ormai e non ha fatto una dichiarazione sulle questioni LGBTI. Una. Not directly to LGBT people in Serbia, but covering the idea that everything is okay and there is no discrimination. Wow. Quello che sta facendo invece all'estero è cercare di dare una immagine della Serbia non vera, cioè che non ci sono discriminazioni nei confronti delle persone LGBT in Serbia. So I hope, thank you for this question. I'll raise that question again in Serbia, so I'll ask her what she will do for interest. Quindi grazie per questa domanda, io stesso cercherò di fare questa domanda a lei in Serbia per capire che cosa lei può fare in Serbia per le persone LGBT. Io volevo chiedervi, sempre per la mia deformazione non professionale, di cercare una concretizzazione delle iniziative che facciamo, no? Allora, se ci dite qualcosa di più rispetto alla campagna che stiamo costruendo, no? Che avrà questo respiro europeo per quanto riguarda l'intersex, è possibile che poi a livello locale, laddove abbiamo la forza di farlo, si possano non soltanto presentare video in iniziative pubbliche, ma anche magari tentare delle iniziative politiche che lasciano un po' il tempo che sono, però comunque possono avere un senso, cioè mozioni comunali, mozioni regionali, rispetto a questo tema. Voi lo vedete questa possibile ricaduta oppure una semplice campagna di richiamo dell'attenzione generalista su questo tema? No? Perché questo potrebbe essere una ricaduta, non so se nel 2018, sicuramente più avanti magari, di Milano, di Torino, di Roma, della Calabria, di Bologna, cioè di dove siamo noi presenti per farci iniziative, no? Perché come sapete, ce l'ha chiuso lì, purtroppo è così, in Italia il sistema sanitario è insidero, visto che purtroppo, ahimè, la condizione delle persone intersex è strettamente connessa alla realtà sanitaria, no? E in Italia la sanità è 50-50, 50% ministero, 50% regione, quindi le iniziative a livello regionale potrebbero in teoria avere un senso, ma
hanno un senso concreto, si possono secondo voi già mettere in cantiere delle cose e di che tipo oppure no? L'accesso alle informazioni, visto che è un accesso a tutte le pubbliche amministrazioni, lo possiamo ripetere nei confronti per esempio della regione Monte, della regione Lombardia, della regione Liguria, della regione Lazio, oppure è una cosa che aspettiamo come l'acqua il governo? Perché questo è poi la ricaduta concreta, pratica di iniziative che si possono fare proprio come iniziativa quotidiana. Grazie. Allora, non ho tenuto traccia, non particolare. Partendo dall'inizio, voi giustamente qualche notizia più riguardo a questa campagna. Sì, appunto, ci sono delle cose che secondo me non è ancora partita, cioè però delle informazioni, però non so, diciamo, perché posso scendere nei dettagli, purtroppo. Ma la campagna, come taglio, è una campagna informativa e di sensibilizzazione, perché diciamo la tematica di Intersex adesso comincia ad essere, avere un po' più di eco e di ascolto, però diciamo principalmente in alcuni ambienti. Ora l'ambiente radicale è quasi un'eccezione, ma di solito dove abbiamo più spazio per parlare sono gli ambienti delle associazioni LGBT. Quindi diciamo che il pubblico generale non ha molta idea di cosa sia effettivamente l'intersex, di cosa significa anche solo la parola, la differenza per esempio dalla definizione medica, che ricordo è DSD, in italiano DDS, che significa disturbi della differenziazione sessuale, quindi materia medica trattata dai medici come una malattia, patologia da curare, potenzialmente curabile, poi effettivamente no. Questo è quello che fanno agire gli attivisti, che infatti hanno scelto un'altra terminologia per autodefinirsi e per portare avanti una battaglia per reclamare i propri diritti umani fondamentali violati a questo. Che è stata intersex, è stata la parola scelta, non intersessuale, ma intersex. Tanto per tornare al fatto che le parole sono importanti e non le ho preso. Quindi questa campagna è più diciamo mirata a informare sicuramente potenziali genitori, ma anche medici. Perché quello che nella mia esperienza, io sono attivista di intersex dal 2009 ormai, nella mia esperienza io ho trovato numerosi medici, parecchi medici, che sarebbero stati in favore dell'introduzione della medicalizzazione forzata, non solo dei bambini ma anche degli adulti, e qui poi abbiamo una parentesi più tardi, ma non avevano il potere all'interno di quella che viene spesso definita casta medica di agire e di prendere delle decisioni. Io ricordo di aver fatto non dirò la città, però di aver fatto un intervento in una classe di chirurgia pediatrica, quindi in ospedale, perché c'erano università lì, e di aver interagito con questo chirurgo pediatrico, che però non era il primario, e lui era assolutamente in favore dell'introduzione, diciamo più o meno come casistica del 70% degli interventi, che è tanta cosa. Interventi chirurgici. Interventi normalizzanti, sì. Cosmetici. Quindi, però lui non poteva, di fatto, perché lui doveva seguire le direttive del primario in tutti i modi, e quindi l'unico spazio, diciamo così, di tra virgolette ribellione che poteva avere era di proporre anche la possibilità, raccontare che esisteva anche la possibilità di non intervenire all'istituto a cui stava insegnando, per esempio, invitando anche me, accettando di presenziare la stessa lezione dove io ero stato invitato dagli studenti. Quindi c'è bisogno anche della sensibilizzazione dei medici, c'è bisogno di raccontare ai medici che hanno come unica verità riportata quella che gli è stata insegnata, cioè la verità chirurgica, che quella sia l'unico modo giusto per intervenire e per trattare le persone intersex, oppure far vedere che in realtà esiste un'altra possibilità, esiste la possibilità di parlare con le persone intersex, che insomma, è preziosa specialmente in un periodo, in un momento storico in cui la medicina sta cercando di tornare
a incentrarsi sul paziente. Ci sta provando, più rispetto al passato, effettivamente, dove si parla in realtà in maniera importante di quello che dovrebbe essere il bene finale, il bene supremo del bambino, ma anche proprio del paziente, no? Quindi dare loro l'informazione che esiste un'altra verità, un altro interlocutore con cui parlare è importante. Quindi parleremo con questa campagna appunto a potenziare i genitori e anche agli attuali genitori, perché no, che saranno anche loro nascosti, tentando anche di proteggere così di sottofunzione del figlio che è sotto trattamento medico, e questo è un primo passo. La ricaduta per l'azione politica probabilmente sarà un secondo passo, cioè se guarda a lungo termine è ovvio che lo voglio, e lo spero, e lo speriamo tutti, immagino. Però non so se questa campagna, oltre a essere, cioè avere diciamo quasi il dovere morale, nel senso quasi, di distribuire il più possibile, di far girare il più possibile, non so effettivamente che tipo di applicazione immediata altra da questa possa avere, se non appunto informare e dare la informazione. Per quanto riguarda invece l'introduzione, certo che può essere ripetuta, e su questo può sapere anche dopo condividere il microfono, certo che può essere ripetuta. Sì, non ho molto da aggiungere, sì, si può riproporre alle regioni, bisogna semplicemente valutare come procedere, cioè che strategia darsi, però sì, noi abbiamo pensato di aggredire, per così dire, i dati del Ministero, perché in un colpo solo si può avere dei dati nazionali. Certo. Però effettivamente si può decidere di replicare la richiesta nei confronti delle varie regioni, che allo stesso modo hanno quei dati lì. Magari anche, forse, adesso non so esattamente i meccanismi di aggiornamento, magari un po' più aggiornati rispetto a quelli del Ministero, magari. Però avevo chiesto, se non vado errato, 10 anni di dati, cioè avevo scelto come finestra quella di un decennio. Però c'è anche una strategia che va concordata, però si può fare certamente. Alessandro, l'ultima cosa in tempi. Quando pensate di essere pronti sulla campagna e quando possiamo incominciare a pensare non alle ricadute politiche istituzionali, ma anche a iniziative soltanto di sostenere il video, farlo vedere in giro, cioè, che oltre a internet ci sono anche eventuali iniziative sul territorio che si possono fare. I tempi tecnici di produzione del video, che sarà un video assolutamente originale, sarà video animato, quindi non ci saranno persone, proprio con la finalità poi di essere riutilizzabile in vari paesi europei, siamo video animato, no? Che avrà una traccia audio che quindi dovrà essere prodotta, insomma, ci sono dei tempi tecnici, ma parliamo di pochi mesi, in realtà parliamo di pochi mesi. Quindi blocchiamoci le mani e dobbiamo essere pronti. Quindi nel 2018 questa passa è l'ultima. Sì. Ci auguriamo nella prima parte del 2018, poi. C'era un'altra cosa, un'altra parentesi che volevo toccare. Anche per esempio i dati delle nascite che sono stati richiesti e gli interventi che sono stati fatti a seguito della diagnosi fatta al momento della nascita, tralasciano tutta una parte di utenza intersex che non è tracciabile in questo modo, perlomeno non come il primo step. Vado a spiegare quale parte. Non solo le persone che scoprono più tardi la loro situazione, la loro conformazione fisica, il loro funzionamento fisiologico, come diverso e non appartenente alle due definizioni mediche maschile e femminile, ma ci sono tutte quelle persone che sono state trattate tanti anni fa, quindi con trattamenti anagnistici, diremmo adesso, non sviluppati come adesso, e che adesso necessitano di trattamenti medici, che però sono forniti a certe condizioni.
cioè la discriminazione dal campo, diciamo dal fondo medico, è piuttosto particolare. Vi faccio un esempio. Abbiamo una testimonianza, perché stiamo anche raccogliendo testimonianze con Oli, abbiamo la testimonianza di una madre che aveva già avuto un figlio di intersex e era di nuovo in gravidanza. Gli è stato consigliato, fortemente consigliato, di interrompere la gravidanza. Questa madre si è rifiutata e i medici hanno rifiutato, semplicemente rifiutato, le cure mediche. Hanno detto, è legale, non è in Italia, non è successo in Italia, però è qualcosa che io ho già sentito molto simile da altri genitori in Italia, nel senso che non viene negato, per esempio, l'accesso al presidio sterile. Però i medici dicono, beh, in realtà lei si rifiuta di sottoporsi a questa cosa, quindi va incontro, lo sa che va incontro al peggio del peggio, alla catastrofe assoluta. E come vuole che la trattiamo? In realtà non viene negato direttamente, però viene fatto capire che vengono convinti in tutti i modi che la strada che hanno scelto è assolutamente sbagliata. Quindi l'altra parte sulle guardie selettivi. Quelle guardie selettivi sono un vaso di Pandora incredibile, perché, come dico molto spesso, la nostra legge sulla porta è una legge che diciamo è una legge innovativa, non è stata fatta assolutamente. È una legge per tantissimi versi meravigliosa, però l'applicazione che ha, il risvolto che ha, che prende, quello che riguarda le persone intersex è drammatico, perché tutto è legato sempre allo stesso nodo centrale che trattiamo con attivisti, tentiamo di trattare in tutti i paesi, perché è un problema che veramente dappertutto, che riguarda il pieno consenso informato, quel benedetto foglio che ciascuno di noi firma quando si sottopone a un trattamento in ospedale. Il fatto è che se andiamo ad analizzare, quasi nessuno lo legge, semplicemente lo legge. Quando il medico dice ok, per darci il permesso a fare questo intervento deve firmare qui, quasi nessuno legge. Quindi non abbiamo proprio neanche l'attitudine critica nei confronti di quello che ci viene sottoposto, non a firmare, quando si tratta dell'ambito medico. Questo in parte perché si ritiene che parte del trattamento medico sia l'affidarsi a un medico, cioè il fidarsi di un medico già aumenta la percentuale di probabilità di guarigione, a quanto pare. C'è questa credenza popolare che andrebbe sfatata. Questo è una parte dei motivi. L'altra parte dei motivi è che la motivazione per cui il piano consenso informato non c'è è che spesso i medici non danno piena informazione, non la danno. Partendo dal fatto che, per esempio, non rispetto a una procedura chirurgica, spesso non spiegano quali sono i rischi e le conseguenze, pienamente. Spesso, per quanto riguarda gli interventi sui bambini intersex, viene proposta come una soluzione una tanto, un piccolo intervento risolutivo che cambierà, cioè che risolverà qualsiasi problema per il resto della vita del bambino, invece poi i bambini vengono molto, molto spesso sottoposti a ripetuti interventi chirurgici. Quindi il pieno consenso informato è sicuramente il nodo centrale di tutta questa questione. Sicuramente anche l'attitudine culturale, no, a richiedere questo pieno consenso informato, che manca proprio il senso critico nostro in questo. Ma c'è ancora di più, volendo. Faccio un altro esempio. C'è una condizione per la quale adesso scenderò un attimo in, diciamo così, dettagli biologici, prenderò per un attimo in prestito le definizioni mediche. Esistono delle persone che nascono con dei cromosomi, per esempio maschili, con un apparato esterno, cioè il fenotipo, un'apparenza esterna completamente femminile, ma hanno le gonadi, che sono quelle che si differenziano al maschile e al femminile, differenziate al maschile, quindi come testicoli, quindi ricapitolando, scusate, il triccio perché mi viene capitato, ricapitolando, hanno cromosomi maschili, XY,
hanno gola di differenza del maschile e testicoli, ma un aspetto esteriore completamente femminile, perché manca un recettore del testosterone che agisce sul testosterone, sulla conformazione del genitale. Bene, a queste persone, per prassi, è una prassi, non voglio entrare in dettaglio, ma se volete lo posso fare, magari più tardi se c'è tempo, ma la prassi è quella di asportare queste gola di uterino. I testicoli trattenuti dentro l'addome vengono, diciamo, quasi sistematicamente asportati. Quindi la persona non ha più quelle ghiandole che sono adibite alla produzione, in questo caso, di testosterone. Il testosterone in un organismo maschile viene automaticamente, in un organismo sano, stavolta posso usare la parola, convertito in estrogeno. Gli estrogeni servono, per esempio, alla osteosintesi. Ecco perché le donne in menopausa che smettono di produrre estrogeni nella piccola quantità spesso vanno alla osteoporosi. Per cui c'è un problema appunto di salute, fragilità ossea per esempio, ma poi ci sono vari altri aspetti della cosa, vari altri problemi da tiroide, vari altre cose. Bene, questi soggetti, il cui corpo è strutturato per funzionare con il testosterone, per legge, sono somministrati solo gli estrogeni. Peccato che un sacco di queste persone oggi divenute adulte lamenta un sacco di problemi di salute, perché il loro corpo non funziona così. Gli stanno dando una sostanza sbagliata, ma per legge è impensabile che un soggetto che ha un aspetto femminile, che comunque è femminile, venga somministrato il testosterone. Non succede solo in casi. Questo è un altro aspetto. Altro aspetto ancora, l'ultimo, e poi chiudo. Una cosa che succede spesso alle persone intersex è che i loro corpi non sono conformati in modo da poter essere sottoposti a indagini diagnostiche tradizionali. Faccio un esempio. Se avete presente le sonde per fare le ecografie interne al corpo, beh, ci sono delle cavità molto spesso nelle persone intersex che non sono grandi, semplicemente uguali a quelle delle persone considerate normali. Quindi, di fatto, il risultato qual è? Che mancano gli strumenti diagnostici per noi. Mancano. Ma la reazione di solito del personale medico quando tentano di sottoporci a questi esami è di accusare noi di non essere collaborativi. È successo a me di dover fare quel tipo di ecografia non fa ridere, ma io immagino, dopo una bottiglia intera di gel blu che dovrebbe usare per essere da lubrificante, che sono tanta roba, una bottiglia intera, finalmente riesce a entrare in questa sonda perché c'è la dottoressa che dice: ah, finalmente ce l'hai fatta a rilassarti. Io vorrei sanguinato 3 giorni che non riuscivo a sedere, ma questo era semplicemente il mio corpo che ha fatto in maniera diversa. Ma secondo i medici è impensabile questa cosa, perché non siamo legittimati ad avere dei corpi che sono diversi, non siamo legittimati a esistere, a nascere molto spesso, quando si parlava di corpi più selettivi. Questo per dire quanto viene discriminata le persone intersex, di fatto, soprattutto da parte medica. Certo. La domanda che volevo dire appunto quest'ultima cosa, perché adesso mi ho parlato, io personalmente parlo di BTD per bambini intersex, in realtà è stato fatto in mente una cosa molto importante, diritti anche per le persone intersex che possono avere la metà, possono andare avanti, perché in realtà lo so italiano in questo momento non ci riusciamo, non esistiamo questo italiano, nel senso, vi spiego in poche parole la mia situazione attuale. Come ho detto prima, nella mia identità, possiamo chiamarla fluida, se vogliamo dare una definizione, che con il mio corpo, sto abbastanza bene con il mio corpo, ci sarebbe un unico e solo intervento che vorrei fare, una mastectomia, non è possibile farla, perché per lo Stato, come diceva Alessandro, sono una donna e quindi è un intervento medico. Io devo assumere il testosterone, lo Stato mi passa il testosterone, lo devo comprare. Perché questa è una discriminazione dal mio punto di vista, perché io non posso fare quello
cioè non ho la libertà di scelta sul mio corpo, cioè non posso scegliere quello che per natura sono, e questo è un grandissimo problema per le persone intersex. Quindi dal mio punto di vista deve passare sia dalla tutela dei diritti umani dei bambini fondamentali, ma anche delle persone adulte che comunque scoprono, hanno una diagnosi di intersex e vogliono fare il proprio corso, avere finalmente la piena padronanza del proprio corpo. E questo secondo me è una cosa importantissima ed è un aspetto su cui si deve veramente lavorare in Italia. Un po' secondo me andando su quelle che sono le istanze delle persone che possono essere secondo me molto, molto vicine a noi. Questo era. Sì, ma per tornare ad esempio sulla campagna, noi abbiamo scelto come target, diciamo così, per la nostra campagna informativa, i genitori e come secondo target, come sottogruppo, i medici, perché erano quello che in parte somiglia un po' di più al pubblico generico, no? All'audience tutta. E non solo per questo, c'è un altro motivo che è molto importante, c'è anche, devo confessare che c'è una discussione in corso nella comunità intersex riguardo al fatto che spesso, quasi sempre, si parla di questi bambini, degli interventi sui bambini, e non si parla di tutte queste cose invece che abbiamo detto adesso, no? Che riguardano gli adulti, trattamenti ormonali coercitivi, perché spesso le persone sono proprio costrette a... Non parliamo di quelli che sono poi trattamenti psicologici e psichiatrici che molte persone intersex subiscono o hanno subito, perché anche questo è un'altra cosa, secondo me, perché ovviamente devono essere convinti, no, di appartenere a quel genere a cui sono stati assegnati e in cui devono crescere e verso il quale si devono sviluppare. Quindi c'è anche questo, però prossima puntata, diciamo. Ma perché noi ci incentriamo l'attenzione spesso sui bambini? Perché forse è un modo utile per attirare l'attenzione e risvegliare anche l'indignazione delle persone, no? Il senso di protezione nei confronti dei bambini. C'è una meravigliosa campagna dell'ONU, c'è un video dove c'è questo bambino che nasce e, diciamo, il messaggio è perfetto così com'è. Ed è bellissimo, insomma, è stato cliccato tantissimo su internet. Perché? I bambini così smuovono l'empatia, smuovono il centro delle persone, il cuore. Per cui spesso lo usiamo come magliette, sostanzialmente. Per cui ecco perché dicevo sì, iniziativa politica ma a lungo termine, perché c'è talmente tanto ancora da fare sulla questione, che questo è un ottimo inizio, ripeto, la prima campagna europea. Quindi è un ottimo inizio, però è un inizio, un passo alla volta, perché è un terreno minato, abbiamo anche contro dei poteri forti, mi spiace dirlo, ma c'è un mercato che riguarda le persone intersex, c'è un grosso mercato che coinvolge varie anche professionalità e non solo professionalità, e c'è tanta ingenuità, tanta mancanza di informazione che viene usata anche da questo mercato. C'è un'interazione strana e malata fra le due cose. E parlo per esperienza, cioè, ci sono anche tanti altri attivisti che possono testimoniare la stessa cosa, che esiste un mercato, di fatto, legato. C'è un giro di soldi molto, molto importante, che coinvolge non solo le persone intersex, che poi si riflette in varie altre situazioni. Io mi ricordo che alla Mezzia Terme, qualche anno fa, nella mia testimonianza lo raccontai, mi dissi, anche perché presi sul momento, aprì un sito internet italiano in ospedale, dove praticamente era chiaro, era evidente, che gli interventi che vengono fatti oggi e venduti come innovativi per la riassegnazione chirurgica di sesso per le persone transessuali sono stati imparati e soprattutto testati sui bambini. Ci sono due tecniche, una per una c'è una causa in corso, tra l'altro, ed è un esempio perfetto, anche della condizione, del livello di consapevolezza delle persone intersex.
è proprio chiaro della differenza tra le persone intersex e le persone trans. C'è una causa in corso in un ospedale italiano contro un paio di chirurghi, perché questi chirurghi hanno proposto a delle persone trans un intervento innovativo per costruire un intervento di vagina plastica, per costruire una nuova vagina, usando la mucosa interna della bocca coltivata in laboratorio, no? Su un supporto. L'hanno dato, l'hanno venduto a queste persone, raccontato a queste persone trans, due o tre, mi sembra tre, come un grande successo, già sperimentato su altre persone, già fatto e dichiarato successo. Il fatto è che tutte e tre queste persone hanno avuto degli enormi problemi, ma parliamo di cancrena, non solo di stenosi, infezioni, fistole, cioè si strappa, si muove, cioè di tutto di più. Successo di tutto di più. Queste persone trans che hanno fatto? Hanno fatto causa ai chirurghi. Ne hanno fatto causa. Ed è una causa che è in corso in Italia. Ovviamente non è stata anche pubblicizzata, lo sanno soltanto quelli che stanno dando. Conosciuta questo. Contro i chirurghi, direttamente contro i chirurghi, da queste tre persone trans che hanno incaricato un avvocato di nuovo trans di fare questa causa. È venuto fuori durante le indagini da parte della magistratura, insomma, che questi interventi che erano stati fatti prima, diciamo le sperimentazioni, erano stati fatti su persone intersex ed erano stati completi fallimenti di nuovo. Ma le persone intersex non hanno fatto. Questa è la differenza che vi volevo far notare. E c'è un motivo, c'è una spiegazione perfetta per questo. Le persone trans vanno a richiedere un servizio, ok? Vanno a richiedere, prima di tutto sono persone adulte, che hanno scienza, che vanno a richiedere un servizio. E quindi possono lamentare in piena coscienza la carenza dell'informazione che dovrebbe stare alla base del piano sesso formato, il famoso condominio. E soprattutto di negligenza, di un sacco di cose. Le persone intersex partono da un altro punto di vista e da un'altra posizione. Sono persone malate a cui i medici propongono un'opzione, un'opportunità. Quindi performano questa chirurgia e se va male, peccato, ci abbiamo provato. Anzi, le persone intersex spesso ringraziano per aver avuto l'opportunità di provare. Guardate che differenza per la stessa situazione. Qui dobbiamo lavorare sulla cultura, sull'informazione a tutti. Qui dobbiamo lavorare. Vediamo cosa c'è da fare. Tantissimo. Qualcuno ha qualche domanda? Ci vuole dire qualcosa, Cristian? No. Ci sono delle situazioni di paesi in cui questo è stato invece affrontato in maniera più aperta, sia legislativamente che da un punto di vista delle prassi mediche, dei protocolli, se ci puoi dare qualche informazione su questo. Ok, buone pratiche ce ne sono diverse, che toccano vari aspetti. Diciamo la più completa, come esempio, è Malta. Malta nel 2015 ha passato una legge che di fatto vieta gli interventi fatti su bambini per motivi dettati da motivi culturali, cioè lo dicono anche molto bene questa cosa. Nel senso che è vietato in Malta intervenire per assegnare artificialmente un sesso o un genere a un bambino. E questo è. In realtà la legge poi è molto più complessa e articolata, perché parla di una cosa che in Italia è quasi sconosciuta, mai sentita, che si chiama espressione di genere. Sancisce la libertà all'espressione di genere. In Italia per noi è quasi un episodio di Star Trek, lo stesso. Però di fatto è molto completa. Ci sono altri buoni esempi di ottime pratiche.
per citare giusto un paese abbastanza vicino a noi, Grecia, ha inserito le caratteristiche di sesso nella legge antidiscriminazione, cioè in prospettiva della nostra medicina, no? Dove stiamo discutendo da quanti decenni per inserire l'orientamento sessuale. Loro hanno l'orientamento sessuale, identità di genere e caratteristiche di sesso. E della Grecia sono i nostri cugini. E ce ne sono molti altri. I want to add something. We have also in Bosnia this new act getting the sex characteristics in anti-discrimination law. But anche in Bosnia abbiamo menzionate le caratteristiche sessuali nella legge contro le discriminazioni, ma why they did it? That's a huge question. They have no information about intersex people. But because the government didn't read the papers and they have good people in the government who cannot read it, they just pass this act. Ok, ma perché lo hanno fatto? Non hanno alcune informazioni sulle persone intersex, ma quello che è successo è che sostanzialmente ci sono, loro non leggono i documenti, e quindi ci sono ottime persone all'interno del governo che sono riusciti a far passare questa pratica, e non hanno letto i politici, non hanno letto la proposta di legge, l'hanno passata. Of course this is a good thing, but on the other side, what's the implementation of the law? What's going to happen on the ground? Certo, questa è una buona cosa per noi, perché abbiamo finalmente una legge che include le caratteristiche sessuali, ma dall'altra parte, quale sarà l'implementazione della legge? Come verrà implementata, visto che non c'è conoscenza? That's it. Ok, qua. Se non ci sono altre domande, io non posso... Grazie.